Barbara, quando Ettore torna nella vita di Laura è come uno dei peggiori regali di Natale che potesse ricevere, eppure lo accoglie e gli dà una seconda possibilità. Quando Edoardo ti ha raccontato di questo personaggio, cosa ti ha spiegato di lei? Quello che ci siamo detti insieme, più che altro, è che quella tra Laura e Ettore non è una storia d'amore, quella tra Laura e Ettore è uno scontro, di 6 anni prima in cui, diciamo, è successo che lei è rimasta incinta, ma è stata proprio una cosa, di una persona che quasi non conosceva, cioè probabilmente saranno conosciuti in questo centro, per ex detenuti. E così si sono scontrati l'una nelle vite dell'altro, ma il ritorno di Ettore da Laura è semplicemente perché è l'unica persona che pensa lo possa ospitare su un divano, ma non perché pensi che la storia d'amore possa ricominciare. No, quello che li lega è Alice, di cui lui è il padre biologico, ma non il padre che l'ha cresciuta. Questo lei vorrebbe che fosse molto molto chiaro. E proprio pensando a questo tuo personaggio, mi è tornato in mente il fatto che nella tua carriera, da Fai Bisogni fino a Padre Nostro o recentissimamente con Mondocane, hai spesso lavorato con giovanissime attrici e qui, appunto con la piccola Alice ti ritrovi ad avere a che fare con un'attrice, giovanissima. Che tipo di rapporto si instaura? Come lo crei questo rapporto? Sì, che non sono attrici, sono bambini proprio, sono bambine. È molto bello, è molto facile anche, mi verrebbe da dire, perché loro non hanno bisogno di fare niente, devono soltanto imparare le battute a memoria e a volte neanche quelle, perché a volte poi uno va, diciamo, di improvvisazione e il regista poi sa cogliere quello che gli serve. Ma insomma, credo che si possa creare un rapporto prima, ecco, quando giri con i bambini, per cui loro hanno fiducia in te e più tu li fai divertire, più loro si divertono. E comunque recitare con un bambino è molto bello perché è talmente imprevedibile che non c'è niente di fissato e non c'è niente di ripetitivo, cioè sarà veramente sempre, una scena nuova quella che andremo a fare. Adesso che hai detto imprevedibile mi è venuto in mente Giallini. Ma Immagino che dai! anche lui sul set sia abbastanza imprevedibile. Com'è stato? Guarda, devo dire, meno di quanto si possa immaginare, nel senso che Marco è imprevedibile, secondo me, fuori scena. In scena, invece, è molto attento anche alle. Non so se per un rapporto che ha con Edoardo, perché hanno lavorato già insieme, ma c'è una grande fiducia tra Marco e Edoardo. Marco si fida molto di Edoardo e quindi le battute erano, diciamo, rispettate, non abbiamo mai improvvisato. Non si lascia guidare e dirigere e quello penso sia un rapporto che hanno, di fiducia che hanno trovato loro due, quindi io mi sono trovata benissimo. Poco fa ho intervistato Edoardo e mi ha raccontato che tra un ciak e l'altro Gigi Proietti raccontava degli aneddoti incredibili sulla sua carriera, no? E per te com'è stato ritrovarti accanto a lui? No, per me è stato un regalo che Edoardo Falcone ha fatto. Quando mi ha detto che. Cioè, quando ho saputo che Babbo Natale era Gigi Proietti, ho detto sì, subito. Non avrei mai sperato, pensato di poter girare un film con Gigi Proietti. Noi passavamo appunto i momenti prima del motore azione con Gigi, sentivi proprio la voglia che aveva di farci stare tutti bene, cioè la voglia che aveva di farci divertire. E quindi giù con aneddoti, giù con barzellette, che tu anelavi di sentire, perché aveva racconti meravigliosi, meravigliosi. E in più aveva anche la voglia di sapere di te, per cui ti chiedeva, era interessato. No, una bellissima persona. Quando io ero piccola, per me non era Natale se su Canale 5 non facevano Fantaghirò. Quando tu eri piccola, adolescente, c'è un film anche non a tema natalizio che amavi guardare e riguardare durante quel periodo? C'era Miracolo sulla 47ª strada, non mi ricordo qual era, diciamo, il miglio, però mi ricordo che c'era quello a Natale guardavo sempre quello, se capita me lo guardo ancora. Grazie mille per il tuo tempo. Grazie a te. Grazie.